era l'X. Dopo tanto tempo torniamo ad occuparci di veicoli industriali. Cerca, cerca Stella, cerca. A caccia di camion forestali, ancora un attimo di pazienza. Ci siamo quasi, amici. Eccoci finalmente arrivati, cari amici, siamo sul posto, piccola Stella ci accompagna in questa esplorazione. Guardate le dimensioni di questa catasta di legna, impressionante, veramente impressionante. E qua in fondo c'è questo camion che è una rarità incredibile, signori. Io penso di non averne mai visto un altro così in vita mia. A uno sguardo poco attento potrebbe sembrare un 330 riadattato all'utilizzo forestale, ma in realtà, guardate il mozzo ruota anteriore, ebbene sì, è un 6x6. Guardate che meraviglia! Guardate che meraviglia questo camion è! Niente po' di meno che veramente sono emozionato, ho la pelle d'oca, perché questo camion non l'avevo mai visto in 50 anni di vita. È un 260-35 6x6. Io penso che sia di derivazione militare, perché adesso vedo se riesco a farvi vedere il motore e il telaio sono dipinti di verde, tutta la meccanica, come vedete. Quindi penso che abbia una probabile derivazione di militare, anche perché è stato immatricolato su strada con una targa agricola, una targa gialla. Guardate che mezzo, questa è un'enorme cippatrice. Purtroppo non posso avvicinarmi quando lavora perché è questione di sicurezza. Vedete che ha una gru con la sua cabinetta di comando, di controllo, dietro lì, con cui carica la tramoggia. Adesso facciamo il giro, ve lo faccio vedere. E da qua esce praticamente il legno tritato, il cippato, e tutta questa, vedete, il ragno che carica la tramoggia che c'è dall'altra parte. Ora vedo di farvela vedere. Eccola lì. Stare attento per non prodursi scoriazioni. Questa è la tramoggia del frantoio, chiamiamolo così. Come vedete c'è quel rullo terrificante, non vorrei mai provare l'esperienza di finire su questa tramoggia. Questa è la cabinetta con griglia di protezione della gru. Guardate che mezzo. Adesso andiamo a vedere qualche particolare. Qui dentro c'è il motore che fa funzionare tutto l'apparato della cippatrice. Adesso è caldo, emana i classici ticchetti di quando un oggetto meccanico si raffredda dopo che è stato utilizzato. Guardate che mezzo, è favoloso, è veramente favoloso. Poi pensare che è un 8 cilindri che lavora ancora alla perfezione nei boschi, è un piccolo sogno. È veramente un piccolo sogno vedere questo mezzo. Guardate che bello. Guardate che bello. Vediamo se riesco a farvi vedere gli interni. Ecco qua. Non si vede granché perché il mezzo chiaramente non è mio, quindi non voglio profanarlo. Ma un mezzo con, come si può dire, un triplo ponte, sì, triplo ponte, un 6x6. Per me che ho guidato i 330, questo è veramente un qualcosa di incredibile. Incredibile, guardate un po'. Che spettacolo di camion.
cari amici, vi lascio con questa immagine bucolica. Sentite che ci salutano anche gli scricchioli, appunto, dal raffreddamento del mezzo. Vi lascio con questa immagine boschiva, agroforestale, da me e dalla piccola Stella, mia mascotte. È tutto per oggi. Arrivederci, iscrivetevi e lasciate un like.